頑張れー。おお、やばい、ガッツ。Ciao ragazzi, sono il vostro caro Marchino. Anche oggi vi porto in una bellissima avventura. Mi trovo nel nord del Giappone e andiamo a scoprire cosa si può fare in inverno se siete in vacanza qui in Giappone. Per prima tappa abbiamo raggiunto il villaggio di Aochijuku, un villaggio meraviglioso con delle case molto carine con i tetti di paglia. Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video di Marchino in Giappone. Sono immerso nella neve, come vedete. Mi trovo nella prefettura di Fukushima, nel sud del Tohoku. Vi sembrerà strano, sono nel sud del Tohoku, però il Tohoku è una regione del nord del Giappone. Come potete vedere, in inverno si riempie di bianco. Come prima tappa di questo viaggio vi porto a visitare un villaggio veramente stupendo. Tutti conosciamo il villaggio di Shirakawago con i tetti di paglia, ma c'è anche un villaggio nella prefettura di Fukushima che si chiama Aochijuku, che ha delle bellissime case tradizionali con i tetti di paglia, e andremo a visitarli con la neve. Ragazzi, non vedo l'ora di farveli vedere. Iniziamo il video, ragazzi, subito con un bel supporto al canale, con un bel mi piace, e se non siete iscritti al canale iscrivetevi, perché vi porto tanti contenuti dal Giappone. Per raggiungere il villaggio dovete prendere questa stradina che sta proprio di fronte alla fermata del bus. Siamo arrivati, ecco le prime case con i tetti di paglia. Che bello, ragazzi, guardate quanta neve, è la prima volta che vengo in inverno, sono stato in estate. Wow, bellissimo, bellissimo, guardate che bello, ragazzi, con la neve, stupendo. Sa quanti centimetri ci sono? Questo sono un minimo 40 centimetri di neve. Queste sono tutte case tradizionali, una volta abitate. Adesso ci sono praticamente tutti shop, ristoranti. E una cosa che mi aveva spiegato la guida locale tempo fa, vedete questi canali che sono sia a destra che a sinistra, che praticamente venivano qua le persone del posto, venivano qua a lavare i panni, il futon, e cioè, si utilizzava anche addirittura per lavare la verdura e queste cose. Adesso il villaggio è piccolino, ci sono, vedete, tutte queste casine, e si arriva fino là. Poi là in fondo, là sopra, c'è il punto dove si può fare la foto perfetta, dove si vede tutto il villaggio dall'alto. Quindi ci andremo sicuramente, vi porterò proprio là dopo. Ci sono anche dei negozietti aperti. Ogni giorno bisogna spalare tanta neve. Bene, siamo arrivati al punto dove bisogna salire. Sto un po' attento perché per non scivolare. Comunque si arriva, vedete, più si va su e più si vede il villaggio con i tetti di paglia in alto. Quindi andiamo, in teoria dovrebbe andare fino lassù, ecco. So che molti di voi vorrebbero vedere che che cado proprio in questo momento. Ce la farò, ce la farò. Dio. Oh. Ok, raga, qua se cado, oddio, c'è gente che cade qua, io farò la stessa fine, ne sono certo. Be careful. Siamo quasi arrivati al punto per fare la foto perfetta. Andiamo a vedere, guardate, 3 2 1. Perfetto, ragazzi, guarda che bello. Andiamo a vedere i negozietti locali. Guardate quando vendono tante cose carine, guardate che belli, guardate, no, le piccole verdurine formato portachiavi, tante verdurine, guardate, tante verdure, che bello. I serpenti portano i soldi, dicono qua. Quindi per quello che vendono tanto questi, no? 19 persone. Già 19 persone sono venute a dire, sì, hanno portato i soldi. Sì, portavo una per questo. Wow.
cappello. Ah, non fa paura. Quindi questo signore dice che qui dentro, qui ci sono tanti fantasmi, sì, con questi tipi. Come questo qua che vedete, vedete lì, questi qua. Però non fanno paura, no? No, sono, fanno paura, portano fortuna. In questo negozio sono anche gentilissimi perché hanno, guardate, mettono a disposizione questo tasting che potete provare le loro verdure e poi addirittura potete anche prendere il tè che lo stanno preparando proprio lì. Ma proviamo anche il cibo locale, si chiama Kintsuba, costa 100 yen, costa meno di un euro e proviamo perché ci dovrebbe essere dentro un po' il cipollotto e l'anco insieme. Wow! E c'è addirittura il set con 200 yen col caffè incluso. Ragazzi, ho comprato questa cosa locale con dentro la zucchi e c'è addirittura il cipollotto. Sto provando una cosa buonissima. Quando andate nei posti locali ricordatevi di provare sempre il cibo del posto. Bene ragazzi, dopo questa bellissima visita in questo meraviglioso villaggio è il momento di andare nella prossima destinazione. Sarà un viaggio come sempre all'avventura, come mi chiama un mio fedelissimo follower, sempre nei commenti potete vederlo, Dr. Jones Marchino, perché sono sempre all'avventura, alla ricerca di cose meravigliose che il Giappone offre. Comunque ragazzi, questo viaggio sarà all'insegna della neve, vedremo tante belle cose, quindi rimanete connessi fino alla fine perché ne vale assolutamente la pena. Abbiamo poi raggiunto il nostro bellissimo alloggio che si trova in montagna. È un resort dove avete la possibilità privatamente di fare delle attività invernali che poi andiamo a scoprire. Questa è la nostra accommodation, ragazzi, guardate che bella, fantastica, che lodge. Cosa bella di questa accommodation, qui c'è la lounge 24 ore disponibile con i drink. Wow! Buongiorno ragazzi, guardate che vista dalla mia stanza. È il secondo giorno e oggi vi porto a fare un'esperienza sulla neve. Andiamo a provare allora la fat bike, che è una sorta di mountain bike con le ruote giganti, e anche la motoslitta. Quindi guardate qua che bella giornata che ho beccato. Sono un uomo fortunato, ma soprattutto io porto il sole e allegria. Ecco le nostre motoslitte, ragazzi, guardate che giornata che ho beccato. Il vostro Dr. Jones Marchino. Fantastico ragazzi. Come potete vedere, sì ragazzi, mi sono esaltato, mi è piaciuto veramente tanto, bellissima esperienza. Bene ragazzi, allora la prossima avventura è la fat bike con queste ruote gigantesche. Dobbiamo fare adesso un po' di stretching perché se no ci facciamo del male. Ragazzi, siamo partiti, bellissimo ragazzi, bellissimo ragazzi, siamo arrivati, è stato difficilissimo, sono abbastanza provato. Guardate che come ho fatto il parcheggio, l'ho ficcata dentro alla neve. Adesso andiamo a vedere la cascata proprio sotto questo, entriamo da questo tori e andiamo a vedere la cascata. Siamo arrivati alla cascata, ecco qua, a febbraio dovrebbe addirittura ghiacciarsi, infatti un po' di ghiaccio c'è. Eccola, wow. Yes, bellissimo ragazzi, questo è il nostro sensei Tambare. Cabron. Ma allora, l'esperienza motobike e la motoslitta è stata più esaltante, la bicicletta è stata più pesante, e ho provato tutte e due,
direi che io personalmente riproverei la motoslitta. Sì, è interessante la bicicletta, un po' più dura però, quindi mettetelo nella testa se volete fare questa esperienza. Comunque c'è bisogno di gambe. C'è anche la possibilità di avere comunque la bicicletta elettronica. Io non ho avuto quella elettronica, infatti si è visto. Siamo tornati all'alloggio, che è tutto privato, e ci hanno preparato il pranzo con il pane, tutto italiano. C'è anche il panettone e c'è la focaccia, c'è ciabatta, tante cose. Guardate qua che atmosfera fantastica. E ci hanno fatto anche il minestrone. Eccolo qua il minestrone, buonissimo. Adesso ragazzi, ultima esperienza, guardate qua cosa mi hanno messo, dobbiamo andare a salire fino lassù. Dopo pranzo sarà un'impresa anche questa, perché sono pieno, come cioè, il pane italiano, tutto quanto. Ah, guardate cosa ci porta anche. Via vai! Finite le nostre attività invernali, andiamo a vedere uno dei posti più belli che io abbia mai visto in Giappone. Ed ecco a voi in esclusiva gli Snow Monster di Zao. Ma prima c'è stato un piccolo problemino. Buongiorno ragazzi, abbiamo un problema tecnico. Guardate qua, siamo immersi nel bianco più totale e abbiamo problemi con le catene, non riusciamo ad andare avanti. E stiamo per raggiungere le Snow Monster, ragazzi. Vi porto in una zona che non avete mai vista, magari l'avete vista con delle youtuber non italiani, però sono molto felice di portarvi in questa zona. Ci troviamo a Zao Onsen, che è nella prefettura di Miyagi, dove si trova anche Sendai. Siamo arrivati, allora qui si può noleggiare i vestiti per la neve nel caso non avete, e poi utilizzeremo questi carri armati per andare proprio sopra la montagna, dove andiamo a vedere gli Snow Monster. Bene ragazzi, saliamo. Saliamo. Bella giornata. Ciao, che ora in destra. Stiamo per arrivare. Guarda che spingo, raga. Raga, guardate, questi sono gli Snow Monster. Tra poco ci fermiamo e ci guardiamo meglio. Wow! Siamo arrivati. Guardate. Ice Monster. Ice Monster. Monster una carimone. Non sento più le mani per fare il video. È stato bellissimo. Ma come devo in Il video finisce qua ragazzi, grazie mille per aver visto il video come sempre, lasciate un bel mi piace se vi siete dimenticati, condividete questo video con i vostri amici, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi ho fatto cambiare idea magari di venire in Giappone durante l'inverno. Ciao a tutti, ciao!